ringrazio, ringrazio anche la Colombo perché ci ha messo a disposizione varie cose, quindi perdonate se approfitto di questi momenti, ma è importante sottolineare la disponibilità e la gentilezza. Mi dice il sindaco, anche dice il sindaco, quindi è importante, quindi grazie a Rosario. Io ti lascerei la parola. Sì. Bene, io un breve saluto a tutti i presenti, quelli che vengono da fuori, quelli che sono dei nostri territori, e mi complimento con Amedeo Baldi e con Antonio Pascale per quanto ci hanno illustrato riguardante questo cammino d'autore, riguardante la narrazione che fa riferimento al cammino d'autore e nella quale è stato messo in evidenza il percorso che ha fatto l'uomo nel corso dei tempi, quali sono le cose che poi alla fine noi dovremo razionalizzare, cercare di capire, nello stesso tempo è stato analizzato dal punto di vista scientifico anche l'evoluzione del nostro pianeta, degli astri e delle stelle. Complimenti ai due relatori. Io voglio soltanto brevemente dire che questa serata fa parte praticamente di un progetto che porta avanti il ciclo dei lettori di Torino in collaborazione con Arte Pollino e con la Fondazione Matteo 2019, che ha la finalità, quale progetto, di correlare Matera anche con altri territori della nostra Basilicata per permettere a gente che viene da fuori anche di conoscere questi nostri luoghi. E in effetti il progetto era già stato presentato a Torino qualche tempo fa, nel mese di febbraio, ed è un progetto che nel suo insieme vuole soffermarsi sulla identità dei vari luoghi. Nel momento in cui parla di Pollino vuole far conoscere il Pollino, far apprezzare gli aspetti naturalistici, la flora e la fauna dei nostri territori, soffermarsi anche su storie di persone che hanno scelto di vivere in queste realtà che portano avanti delle attività nei nostri luoghi e nello stesso tempo vuole cercare di promuovere questi nostri luoghi. Non ci troviamo nel Parco del Pollino, lo dico soprattutto per coloro che vengono da fuori, questo parco che è il più grande d'Italia, che è davvero interessante sotto il profilo ambientale delle bellezze naturalistiche, interessante sotto il profilo delle biodiversità del mondo animale e del mondo vegetale, è interessante per tutte queste risorse che poi sono presenti nel territorio. Questi ponti che noi abbiamo nel Pollino sono stati modellati nel corso del tempo, l'ultima glaciazione di Lugnano ha contribuito a creare queste valli, abbiamo le valli di vari torrenti e fiumi, abbiamo fenomeni, il fenomeno del carsismo in questa nostra area, tant'è che troviamo grotte ed anfratti dove si trovano spesso anche poi quelle acque che raccolte danno origine alle tante sorgenti di cui dicevo. E poi io voglio solo ricordarlo brevemente, è diventato negli ultimi tempi un parco che è veramente all'attenzione internazionale perché il Pollino è patrimonio dell'UNESCO. Lo è quale geoparco, lo è perché nel Pollino troviamo una faggeta lacustra la quale ha permesso anche questo riconoscimento. E il Pollino è geoparco, fa parte della rete Global Geoparchi. E praticamente lo è stato già dal 2014 e in questi giorni sono venuti degli ispettori per effettuare sopralluoghi per vedere se può essere confermato questo riconoscimento. È venuto un ispettore dall'Irlanda e un altro dalla Grecia, ma noi ci auguriamo che tutto possa confermare ad andare avanti nel migliore modo. Tra l'altro sono state portate avanti azioni che vanno nella giusta finalità del riconoscimento, sia in termini di salvaguardia ambientale, perché con l'ultimo esercizio finanziario è stato anche messa a disposizione una risorsa che permette di acquistare parte di boschi che appartiene a metà e quindi possono essere salvaguardati, ma nello stesso tempo sono state poi avviate tutte quelle forme che permettono anche di sviluppare il turismo nei nostri territori e la salvaguardia della tutela dell'ambiente.
Ed è questo anche uno degli elementi, questa esigenza di tutelare l'ambiente e di sviluppare il turismo, che ha permesso di riconoscere, che ha fatto aderire il Torino alla Carta Europea del Turismo Sostenibile. E anche questa va avanti da qualche anno e ora si è stato effettuato un ulteriore sopralluogo anche per continuare in questa adesione da parte del Parco del Torino. Però io non ritengo opportuno dilungarmi, preferisco che voi possiate visitare i nostri luoghi, rendervene conto, apprezzarli nel modo giusto e anche fare promozione del nostro Torino, affinché possano venire delle persone che devono garantire col turismo economia, ma lo dicevamo prima, noi non vogliamo un turismo di massa che sia di presenze elevatissime, vogliamo un turismo di qualità, fatto di gente che possa apprezzare realmente le ricchezze di cui disponiamo. Grazie per l'attenzione. L'Associazione Arte in Pollino per averci coinvolto in questa bellissima avventura, ovviamente Fondazione Matera che appunto ha accolto tutte le nostre proposte. Noi ci vediamo domani alle 18 per l'inaugurazione della mostra dei disegni di Marco Cazzato. Spero di vedervi domani, grazie, buona serata. Grazie a tutti.